Ci sta! Un alieno! Ma è vero? Sì. Oh, mamma mia! Avete visto anche voi quella cosa prima che stava là vicino? Avete visto anche voi quella cosa che stava là? Oh no, 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 aspetta, allora. Ma prima che... Dove? È qua dentro! È qui! Aspetta! No, non c'è nulla! Mamma mia, com'è buio qua! Com'è buio! No! Anch'io! Voglio mia mamma! Ma avete lasciato il balcone aperto! È così che è entrato! Chi piangi? Tu che piangi, sì, certo, ci credo. Dobbiamo ispezionare tutta la casa. Sì, dobbiamo controllare. Andiamo qua fuori, non è che sta fuori. Non è che... Se vedete qualcosa di verde, è sicuramente lui. Una cosa di verde, un albero. È un albero? Tranne i cespugli. La moglie della sera. Tutto fermi, allora c'è soltanto un modo per risolvere questa questione. Dobbiamo fare le barriere, subito. Prendete. Prendete tutte le sedie. Prendete tutte le sedie, bidoni. I alieni non devono entrare qua dentro. Sedia, prendi la sedia. Mettiamola qua per farla davanti. Chiudiamo bene. Allora, io adesso non so dove sia. Non lo so, potrebbe anche essere qua fuori. Prendi una pistola. Ce l'hai? Perfetto. Biar, mi raccomando, tu fai la guardia, ok? Sì, bravo che la sai fare la guardia. Cos'è qui dentro? Una capsula! È una bomba! Sharky, che sei qualcosa nelle interrogazioni che non viene mai interrogato! Sì, Sharky e Biar, voi farete la guardia. Cos'è qua dentro? Delle palline? No. Queste vera le mangiano, le metto in giro. Allora, qua c'è una pistola. Chi vuole questa pistola? Allora, sceglietevi un'arma. Cosa scegli tu? Veronica, scegliera questa. Sì. Vuota, non posso spararti. Ti sparo con la fantasia, guarda. Io con le puzzette. Ma che schifo. Io invece ho il medaglione della tigre. Questo qua è il medaglione della tigre. Se tiene al collo questo medaglione, diventi la persona più potente dell'universo. No! Federica sta indossando il medaglione. Ti devasto. Siete pronti a combattere l'alieno? Sì. Lei è la polizia, perché andiamo a cacciare l'alieno. Ma abbiamo messo le barriere. Ah, giusto. Sì, se quell'alieno si avvicina io lo impenso. Io sono la polizia. Mi arrendo. Mani in alto, questa è una piccola rapa. No. Cosa? Aia. Mi ha colpito. Io ho rapito Federica. Federica, tu cosa fai? Fai il medico che prende la pillola. Alieno, vuole prendere la pillola, per favore? Alieno. Federica, noi siamo della polizia, noi due. Perché guarda qui che bella pistola e il medaglione. Ok, andiamo a caccia gli alieni. Ho paura. Ok, allora andiamo di qua. Andiamo nel salone. Vediamo. Sì, allora dovrebbe essere qua. Vera, dov'è Vera? Dov'è Vera? Stava di qua. Chi è che fa questo rumore? Vieni qua. Chi è che ha fatto quel rumore? Cos'era? Non è stato il quadro. È stato qualcos'altro. Che veniva da di là. Oh no. Che sta venendo? Ho una pistola. Nemmeno io vorrei usare questa spada. Niente, sono il medaglione. E cosa fai con questo medaglione? È potente. Diventa potente con questo medaglione. Oh mamma mia. Ho finito le munizioni. Guarda, senti qua. Come si fa? Qualcuno sia lì. Io sono il capo. Vieni qua. Mamma mia. No, secondo me adesso viene. Adesso. Cos'è? Avete visto anche voi quella sagoma verde? Avete visto anche voi? Sta là, è di qua! Se no, è di qua! Shh, abbassatevi! Dov'è? Sta lì! Ci vede qua!
rimasta di là, Federica. Vera, meno male che sei qui. Non lo so dove è Federica. Dove vai, Vera? Dove vai? Non uscire qua fuori, mi sei impazzita. C'è qualcosa. Cosa hai visto? Cosa hai sentito? Vittorio, mi sa che Federica è stata catturata. Vera ha ragione, mi sa che forse Federica è stata rapita dagli alieni. No, aspetta, se Federica non sta in nessuna parte della casa, questo significa allora che Veronica è stata presa dagli alieni ed è soltanto colpa nostra se è successo. No, dobbiamo salvarla. Non lasceremo che succeda. Esattamente, dobbiamo salvarla immediatamente. C'è soltanto un piccolissimissimissimo problema. Dove diavolo si trova? No, scusami, se l'alieno prima è venuto qua, vuol dire che sta ancora in zona. Cioè, non è passato tantissimo tempo. E non può neanche volare. E infatti, no, secondo me sta ancora qua da qualche parte. Dobbiamo salvarla. Dobbiamo vedere nelle stanze in cui non siamo mai andati. Sì, no, è troppo buia questa stanza, non ci voglio andare. Io qua non ci entro nemmeno morto, qua dentro non ci vado proprio. Allora, Vitto Family, ci siete? Sì! Ok, anche se sei, sono Veronica. Dobbiamo salvare a tutti i costi Federica. E per farlo dobbiamo capire, prima di tutto, dove si trova. Io ho le telecamere. Vediamo subito dove è Federica. Al computer, ci sei? Ma eccola! Sarà nel salone, l'abbiamo trovata! Guardaci l'alieno! No! Perfetto, adesso... Penso che sei fortunato ad avere le telecamere. Lo so, sì. Quindi adesso lei sta di là e dobbiamo assolutamente prenderla. Dobbiamo fare in modo che l'alieno non la torturi. Esatto, e anche non ci veda, perché poi... Dov'è un macello se succede? Allora, sì, il problema però è... E come facciamo? Come facciamo a salvare e a salvarla? Ci dovremmo vedere cosa piace ai alieni su internet. È vero! Così lo attiriamo, magari lo mettiamo in cucina, lui va dentro, lo chiudiamo, prendiamo Federica. Sì, mi piace! Mi piace questo piano, mi piace. Yeah. Allora, oppure possiamo vedere il suo punto debole. Esatto, vai. Sì, cos'è che non piace agli alieni? L'acqua! Io ho visto un sacco di film che gli alieni sono allergici all'acqua della terra. Quindi se utilizziamo l'acqua della terra per sconfiggerlo, allora lui se ne va. Sì. Ok, facciamo così. Sì, riempiamo le pistole d'acqua. Sì, perfetto. Ok, allora andiamo in bagno, andiamo a riempire le pistole d'acqua. Attenzione che stanno di là loro. Non fare sì. Anche questa. Sì, non fare rumore. Andiamo a riempire le pistole d'acqua. Quella azzurra tu, quella da femmina. Sì. Che più bella questa. Non è giusto, voglio io quella l'azzurra. Ehi, ciao. Ciao. Carica l'acqua, ricarica l'acqua, sono un alieno, dai, ricarica, fai quest'acqua. Controlliamo. Funziona? No. Allora, regola importantissimissima. Non ci dobbiamo sparare a vicenda, capito? Capito, Vittorio 2? Ah! Vedi, lui non rispetta le regole. Sì, dovevo andare a salvare Veronica, sono pronto. Andiamo. Aspetta. Ah, giusto, Veronica sei tu, No, mi abbiamo confuso. Vabbè, Federica. Allora, sì, dobbiamo salvare Federica. Scusate. Allora, andiamo. Silenzio. Mamma, speriamo che non ci scopra. Alieno, stiamo... Stanno là dietro. L'hai visto? Adesso sta là. Sta là dietro. Sarà Federica. Oh, l'alieno sta là, ci sta aspettando. Vieni. Ok, Federica, tranquilla, ti salveremo. Come si toglie lo scotch? Non lo so. Come si toglie lo scotch? Come si toglie? Ci deve essere un botto. Cosa, usi la pistola per toglierlo? Ah! Ok. Progressi! Ce l'abbiamo fatta! Sì! Che a quello piccolo alieno io ho messo lo smalto. Hai messo lo smalto all'alieno? Sì, Luca, si è detto che gli piaceva. Cosa? L'alieno ti ha fatto mettere lo smalto. Sì, perché io l'ho fatto addormentare con una nana e qui mi ha appoggiato la mano. Allora io tenevo lo smalto e gliel'ho messo. Oddio, ma quindi l'alieno era buono. Era buono, e non pensavo che fosse cattivo. Io ho messo sia quello blu che quello rosa. Ah, ma però qui... Ma si è svegliato
si è iniziato a innervosire, quindi... Ma quindi l'alieno ti aveva catturato perché voleva solo un po' di compagnia e non l'abbiamo scritto, potevamo giocare a carte. Già. O la PlayStation? No. No? Anche perché, ecco, non ho la PlayStation. No. Allora, bene, direi missione compiuta, ma l'alieno che fine ha fatto? Andiamo a salutare l'alieno. Alieno, dove sei? Scusaci se ti abbiamo buttato l'acqua addosso. Non volevamo farti questo, alieno. Forse magari è andato di qua, alieno. Ehi gatto, tu sai qualcosa?